Intanto diamo il benvenuto a Alessandro Di Battista, al Movimento 5 Stelle. Buonasera, bentornato di martedì. Buonasera. È un atteggiamento diffuso. Allora, Alessandro Di Battista, la notizia di oggi sembra essere Di Maio che dice si può rimanere nell'euro, sono cambiate le condizioni, io non sono più contro la permanenza dell'euro. Adesso le chiederò di spiegare questo. La moneta è un dato essenziale in una collettività, no? Voi siete un partito nuovo, avere le idee chiare su qual è la moneta del paese che volete governare è un dato su cui vi giudicheranno in tanti. Allora, l'euro è la moneta italiana, sì o no? È evidente che l'euro sia la moneta italiana, però non mi pare che Luigi abbia detto qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto nelle ultime settimane, anche rispetto a quello che ho detto proprio io da lei qui qualche settimana fa. Fondamentalmente ci sono dei trattati da modificare, trattati che tutti quanti criticano e li criticano tutti coloro che li hanno firmati, fiscal compact, pareggio di bilancio in Costituzione, tutta una serie di catene che sono state emesse dall'Unione Europea con la compiacenza dei nostri politici alle imprese, alle famiglie e ai pensionati italiani. Tutti li vogliono modificare, soprattutto coloro che li hanno firmati e controfirmati quei trattati. Il Movimento 5 Stelle li vuole modificare e non siamo responsabili noi di averlo fatto, come anche con una strategia, diciamo, di azioni in Unione Europea, per esempio facendoli capire che facciamo sul serio, che o si modificano certi parametri oppure tiriamo fuori il referendum sull'euro. Si tratta anche di una normale strategia con coloro che ci hanno gestito le vite negli ultimi anni, che un governo del Movimento 5 Stelle intraprenderà, punto. Molto, però, molto semplicemente, le firme le abbiamo raccolte, come lei sa un referendum sull'euro si può fare soltanto consultivo in questo paese, cioè si può chiedere un parere ai cittadini italiani rispetto alla moneta. Avete raccolto le firme, cioè le volete raccogliere? No, già le abbiamo raccolte, cioè, e si può fare là, attraverso un procedimento che non è semplice, è una legge costituzionale, quattro passaggi alla Camera, ciononostante noi vogliamo un'arma politica da utilizzare in Europa, semplice, perché tra le imprese... Però, prego. Di guidare un paese così importante nell'Unione Europea, così importante nel mondo come siamo noi, il leader deve avere parole chiare. Ora, era due settimane fa che credo all'aria che tira Di Maio pressato, ha sempre detto estrema razio, ha detto e estrema qualora razio, si arrivasse... Io voterei, però, io voterei certo. Contro. Allora, tu stai presentando come candidato premier di un partito importante, il primo, il secondo italiano, stai presentando uno che ha dentro la testa l'idea che l'euro così com'è non vada bene e sia meglio uscirne. Lei stessa aveva dichiarato, mi pare un anno fa, aveva detto fuori... Ecco, aspetti. Sempre. Io le ho fatte via sempre dalla moneta grazie. Unica, lontani dal nazismo centrale nord europeo. Sì. La moneta unica produrrà sempre più schiavi, vogliono colonizzare nord Europa. Adesso invece Di Maio, quando si arriva a votare, dice guardate, ormai Francia e Germania sono un po' più deboli, c'è un accordo meno forte, possiamo rimanere nell'euro. Può essere giusto cambiare idea in base al cambiamento del contesto, ma quello è il Premier. Sì. Una cosa dice, quella vediamo deve un po'. Essere. Io ho sempre creduto che un paese incapace di fare politiche fiscali, valutarie e monetarie sia un paese di fatto imprigionato, appunto, che non permette poi di garantire i diritti ai propri cittadini. Questa è sempre stata la mia posizione. Luigi, che cioè, lei è per la Banca Centrale Italiana, che stampi moneta italiana. Non io, il Movimento 5 Stelle, tra le proposte che fa, che avanza, è una banca pubblica di investimento sul modello tedesco. No, Banca Centrale, dico, cioè la moneta italiana. Io la ho sempre creduto Roma. Che un paese si possa definire del tutto libero soltanto se ha la possibilità di gestire politiche fiscali, valutari e monetarie. Cosa che in Unione Europea non siamo più tanto quindi liberi. Quindi l'Italia nell'euro non è libera. Per essere completamente l'Italia libera in questo sistema, deve tornare alla in questo lira. Sistema di una serie, diciamo, di parametri e di vincoli che sono stati imposti e controfirmati, ripeto, da tutte le forze politiche del paese che vengono in questo studio e criticano ciò che loro hanno fatto. L'Italia oggi nell'Unione Europea, basti pensare appunto alla legge Fornero, tutti poi si occupano oggi della legge Fornero, io mi occupo di coloro che l'hanno votata la legge Fornero più che ora di Elsa Fornero. Ci arriviamo. Ecco, queste leggi sono state di fatto imposte dall'Unione Europea a trazione franco-tedesca. Di Maio che discorso fa? Oggi, ed è oggettivo, dal punto di vista politico internazionale, Francia e Germania sono più deboli, la Merkel non è forte come anni fa e ci sono anche una serie di partiti diciamo estremamente critici rispetto ad alcune posizioni che stanno avanzando e io ripeto sempre che se in Italia non esistono forze politiche xenofobe estremamente pericolose è perché il Movimento 5 Stelle ha incanalato una rabbia sana di cittadini in un percorso democratico. Però sono... Oggi
Sono c'è contro gli italiani, eh? Sì, oggi però c'è questo... Non è che rendono forti noi la presenza della destra nazionalista in Germania. Poi, quello ci detto, rende più deboli. Ho detto esattamente questo. Ho detto che rende in Italia più deboli non noi, non la no, Germania. Io sto dicendo che non c'è più in questo momento storico una trazione franco-tedesca importante come in precedenza. Poi per me la trazione franco-tedesca c'è stata pure per l'incapacità delle forze politiche italiane, che hanno sostanzialmente messo in mano le politiche finanziarie e anche la politica estera in mano a due paesi. Però lei, voglio finire, sì, perché sennò cioè, se sbaglio una parola qui al no, l'euro tedesco è più, diciamo, ora l'euro... Dal momento che la Merkel oggi è possibile ottenere dei risultati in Unione Europea rispetto di Schäuble, secondo lei l'euro è più debole, è più aperto nei confronti degli italiani. Io ho detto che oggi è possibile ottenere dei risultati in Unione Europea per quanto riguarda appunto la variazione di alcuni vincoli che per me imprigionano la nostra economia di più rispetto ad anni fa. Per cui che discorso fa Luigi Di Maio? Adesso si può. Noi ora abbiamo possibilità, qualora dovessimo andare al governo, e qua lo devono decidere gli italiani, che lo dico sempre, si devono pure assumere una responsabilità, perché se dopo 20 anni di Berlusconi e anni di Renzi, se questi anni non sono bastati per far capire agli italiani la pericolosità di certi soggetti, il problema per me non so più Renzi e Berlusconi, sono gli italiani. Questo è il problema. Oggi lo diceva, abbiamo, oggi, non so lo se diceva questo, il centro-sinistra da non so anni, se queste siano frasi, no, perché dico in campagna elettorale no, non si devono dire. Per uno, me è la verità. Uno non si spiega qual è la realtà. Gli italiani hanno una responsabilità enorme, perché, ripeto, no, gli italiani eleggono, però, diciamo, era un classico il centro-sinistra, ma là tenetevi. Però gli italiani devono avere Berlusconi memoria, perché si ricorda, io non posso... Ve lo meritate Alberto Sordi, no, era un po' così. Per me, Alberto Sordi, io sono romano, per me è un grande. Senta, mi dica uno che diceva pure ve ne dovete andare in un film famoso, con Silvia Coscina, se non sbaglio. Una cosa, io non posso tollerare appunto l'esistenza oggi di, politicamente evidentemente, di politici quali ci infilano il canone in bolletta e oggi dicono che vogliono abolire il canone, o di politici che criticano la legge Fornero avendola votata. Io non posso tollerare tutto questo. Una nostra intervista. Come non posso tollerare, perché poi non mi sottraggo rispetto alle questioni europee, politici che criticano l'austerity quando l'hanno avallata. Ora il movimento ha un'opportunità, anche in Europa, di far sentire determinate ragioni che sono l'interesse nazionale, perché siamo parlamentari della Repubblica Italiana. Se non ci dovessero Floris ascoltare, evidentemente imbastiremo una trattativa che, grazie anche al referendum sull'euro, può essere per noi portata. È una esattamente. Allora, tanto gli italiani, diciamo, vi sostengono che sono arrivati 15.000 richieste di auto, diciamo, si propongono da soli per essere nominati parlamentari. Allora, sono i numeri altissimi. Si aspettava questi numeri? Sì. 15.000 persone che voi non conoscete, molte di queste, no? Perché sa, quando un partito nasce dal territorio, ha una storia tradizionale, c'è una sorta di rete sul territorio stesso che conosce le persone. Allora, che ne so, il leader del PD, il leader persino di Forza Italia, telefono e dice, ma questi che si propongono nelle zone tue, come sono? Quello dice, qualcuno è buono, e ho visto come li conoscono, che oggi hanno arrestato 5 sindaci, di cui non so quanti, due del Partito Democratico, e i telegiornali di PD1, PD2, PD3 della televisione pubblica dicono arrestati sindaci senza dire che sono sindaci del PD. Se fossero stati il 5 Stelle ci stavano qua, la BBC qui fuori, la CNN, tutti a parlare del 5 Stelle. L'ho visto come li conoscono i partiti, i loro amministratori. Voglio essere più cattivo di lei. Prego. Essere più cattivo. Il fatto che li conoscano non vuol dire che non facciano entrare quelli peggiori. No, perché magari gli interessa che entrino i peggiori, però li conoscono. Voi arrivano 15.000 curriculum di gente che dice io sono fichissimo, io sono bravissimo, io sono 5 stelle da tutta la vita. Chi è che si mette là e si guarda? Tutti il Movimento 5 Stelle. Esiste uno staff che oggi sta pagliando. Nell'uninominale c'è Di Maio, no? Di Maio, il nostro garante Beppe Grillo, valuteranno alcune candidature dell'uninominale. Esattamente. 15.000 nomi in un 10-12 giorni. Faremo delle ottime liste. E ci sono anche personaggi conosciuti, io penso a Paragone, che sono messi a disposizione. 15.000 nomi da controllare, ma poi bisogna vedere se sono il Movimento 5 questo, Stelle. Pure qui, questo si fa in fretta. Perché in fretta non lo fanno pure gli altri politici? No, ma le sto chiedendo la posizione politica, non la qualità della persona. No, perché io ci tengo sempre a ribadire che è bello o no che una forza politica controlli le fedine penali dei propri candidati? È giusto o no? Perché noi lo facciamo, gli altri no.
però non è non esaustivo basta quello. Della certo, posizione infatti politica, stiamo facendo... no? Perché se lei trova uno che assolutamente non è mai stato in galera, non ha mai avuto neanche una multa, ma che è un fan dell'euro e che viene a fare da voi, allora voi dovete controllare cosa pensano queste persone che fermo, non conoscete. Fermo restando che come... Su tutto. Sì, fermo... Poi dovete passare a controllare le famiglie, perché ha visto cosa hanno passato Boschi... non è che, per mi perdoni, Boschi non perché è che ha passato quel, di interesse. Però Boschi non è che ha passato quel che ha passato per colpa sua, del padre, ma perché lei ha agito in funzione del padre. È una cosa totalmente diversa. Sì, però lei vorrà però sapere se il sì. parente però di ci uno dobbiamo è mettere d'accordo su una cosa. Della cassa di risparmio di XY. Certo. Quindi tutte queste 15.000 persone. Questo stiamo facendo. E mi sembra però una cosa molto... Ora mettiamoci ma che fate? Telefonate al paese, dite ma che tipo perché è? Perché ci prende in giro? No, no, per niente. Io chiedo proprio come fate? Cioè, quando manca una rete? Ha visto cosa è successo alla Raggi, no? È arrivata, non sapeva bene a chi rivolgersi, ha preso le persone io però, ok. I cittadini italiani, nelle prossime settimane, valuteranno tutti i candidati del Movimento 5 Stelle, che saranno chiaramente straconosciuti, e la squadra di ministri che metterà in campo Luigi Di Maio prima delle elezioni. La valuteranno, no, gli italiani, italiani valuteranno. Io chiedo come li valutate noi. Noi stiamo già vagliando, ripeto, tante candidature, con uno staff che prende e controlla, sì, i curricula, le fedine penali, certificati 335. Certo è un lavorone, che infatti abbiamo già iniziato a fare, però ci dobbiamo mettere d'accordo, perché all'inizio non andavamo in televisione, 5 anni fa, soltanto per studiare, prepararci e arrivare in TV con delle proposte, perché io vengo in televisione con delle proposte, prima eravamo quelli che non si confrontavano, poi abbiamo tradito perché andiamo in televisione. All'inizio il Movimento 5 Stelle candidava soltanto iscritti, ci hanno detto che eravamo una setta, oggi che apriamo alla società civile non va bene neanche no, questo. Mi perdoni, no, però perché... non è questo. No, anche... Io sto dicendo, lo sto le dicendo anche questa che... Ne... Oggi io vedo, candidiamo forse De Falco, quel personaggio importante, io già vedo alcuni giornaloni... quello di a bordo, sali a bordo... Io cazzo, vedo già no? alcuni giornaloni rivalutare la figura di Schettino, diranno che evidentemente l'inchino andava bene, perché tutto quel che fa il 5 Stelle, perché questo non va bene? Però mi perdoni, io volevo arrivare a un altro ora punto. Ora ci arrivo, però solo questa cosa, la vede difficoltà Floris. Di muoversi in assenza di tradizione politica. Cioè, lei può dire la destra e la sinistra sono scomparse. Negli ultimi ma 5 quando anni. Si trova uno a favore della galera immediata per tutti quelli c'è un che... programma, Flori, c'è un programma okay. che tutti devono rispettare. Però mi e domani, arriviamo allo statuto. Ma quando 5 anni fa ci domandavate, non avete cultura politica? È evidente, se i partiti si fossero comportati politica. Bene, io non mi sarei candidato nel Movimento 5 Stelle. Comunque, venite al posto ideologico. Ma... possibile che in questi 5 anni il Movimento 5 Stelle ha stravinto tante elezioni, oggi siamo la prima forza politica del paese, ma qualcosa di buono avremo fatto in questi 5 anni? Mi perdoni, o no? Ma lei ha una grande cultura politica, io la parlo ringrazio. Della tradizione politica del suo partito. Siamo che molti è sono molto, vede, siamo arrivato anche Grasso. Molto giovani. Grasso dice, beh io prendo quelli di sinistra, e Renzi dice, io prendo il riformismo, Berlusconi però dice... Però lei gliel'ha detto a Grasso, gliel'ha detto lei per certo. me giustamente, che si è beccato delle persone che criticano Renzi ma gli hanno votato tutte certo. le porcate a Renzi. È giusto, gliel'ha detto lei. Certo. Noi invece abbiamo un programma che portiamo avanti. I cittadini devono valutare il programma, fermo restando che certo PD, Forza Italia copiano le nostre proposte prima del Rio, reddito minimo garantito, ma perché non l'ha fatto ora che governava questa roba qui? Il salario minimo. Salario minimo. Tenendo senta. Presente però, ci tengo a precisarlo, che non è vero che i programmi sono tutti uguali. Voi non avete sentito nessuno del PD o di Forza Italia parlare di legge anticorruzione o di conflitto di interessi. Non li sentirete parlare di questi temi perché hanno paura di affrontare questi temi. Basti vedere l'inchiesta di oggi, hanno arrestato 130 persone legate all'Ndrangheta, questo paese è in mano anche alle cosche e alcune amministrazioni sono in mano all'Ndrangheta. Allora, ora nel programma, Floris, io ho due leggi. Poi decidete voi, se il 5 Stelle dovesse governare questo paese, introdurremo degli agenti provocatori sotto copertura che come riescono a provocare i reati del narcotraffico, cioè magari vanno per comprare una dose e quindi scoprono lo spacciatore, sì, vogliamo scoprire con lo stesso metodo il la corrotto corruzione. Nella pubblica amministrazione. Sono due leggi, agenti speciali delle forze dell'ordine che dentro la pubblica amministrazione vengono infiltrati e scoprono dall'interno reati legati succede alla corruzione. Succede in America, quindi succede non in è America. Una... Questa è una proposta. Diciamo una... Mi faccia fare una Forza domanda. Forza Italia, secondo voi, la presenta sta proposta? E che si arrestano da soli? Vabbè. Allora, senta. È così. 100.000 euro di multa a chi non vota con il partito. Giusto. La Costituzione italiana dice il deputato esercita il proprio mandato senza vincoli. Noi la vogliamo cambiare questa parte rispondere. Della Costituzione. Ma in attesa di cambiarla il vostro statuto è una regola interna, anche in questo caso trasparente, i cittadini che votano
valuteranno il fatto che, dato che per noi conta il programma, se tu entri dentro dicendo mi taglio lo stipendio e con questi soldi ci finanzio la piccola e media impresa, cosa che io ho fatto in 5 anni, centinaia di migliaia di euro di soldi che per legge mi spettano, li ho restituiti e questi soldi stanno creando posti di lavoro sostenendo la piccola e media impresa, soldi che mi spettano di diritto. Se tu dici voglio stare nel 5 Stelle, lo farò, e una volta eletto non lo fai, se permetti ti cacciamo e ti applichiamo una multa. Se lui non la paga, che succede? Vedremo quel che possiamo fare, però chiunque si impegna quantomeno a firmare un contratto del genere, per me è una cosa giusta. Il nuovo statuto prevede esplicitamente tutte le operazioni interne al movimento avvengano tramite la piattaforma Russo dell'associazione Russo, che poi risale a Casaleggio, no? Per questo viene chiesto a nuovi parlamentari un tributo mensile di 300 euro per pagare i servizi Russo. Trasparenza, non dovreste aver fatto una gara per assegnare questo ruolo a un'azienda privata? Si prende un sacco di soldi Casaleggio così. Gianroberto e Beppe, guardi, gli do la mia parola d'onore. Con il Movimento 5 Stelle ci hanno rimesso una barca di quattrini. Quindi è bene che rientri. No, non si tratta di rientrare, si tratta che ogni votazione che noi facciamo per costruire il programma e per far sì che queste 15.000 persone possano concorrere e diventare magari qualcuno parlamentare della Repubblica, come è toccato a me, perché anch'io ero un illustre sconosciuto, mi sono candidato senza avere raccomandazioni, lobby alle spalle, senza averci quattrini da spendere in campagna elettorale, e ho fatto il mio dovere 5 anni. Perché ho fatto una gara? Magari vi prendono anche un prezzo migliore e vi offrono. Perché la piattaforma Rousseau è stata realizzata da Gianroberto Casaleggio, pensata, che è stato il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha un costo di gestione. Noi non chiediamo un euro ai cittadini, non prendiamo il finanziamento pubblico. Per iscriverti al Movimento 5 Stelle è totalmente gratuito. Qua per candidarsi nei partiti politici devi pagare un obolo al partito politico stesso. Noi chiediamo un contributo per il funzionamento di una piattaforma che serve ai cittadini a votare, a iscriversi gratuitamente al Movimento 5 Stelle. Ma manco questa roba, va bene. Massimo Giannini, benvenuto. Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Buonasera. Conduttore di Circo Massimo su Radio Capital. Oggi ha intervistato Berlusconi, l'avrete ascoltato. Claudio Brachino, direttore di Vendio News di Mediaset. Buonasera, direttore Brachino. Ciao, buonasera. Le vostre domande per Alessandro Di Battista. Giannini. Sì, io vorrei ripartire proprio da Berlusconi, perché stamattina Berlusconi, nella nostra chiacchierata, ha ribadito che voi siete il peggior pericolo per lui. Per la democrazia italiana dal dopoguerra. A me non interessa tanto che lei risponda a Berlusconi, per quanto ovviamente può farlo e deve farlo, ma mi interessa farle un'altra domanda, e cioè, pericolo o non pericolo, voi avete ancora nel vostro progetto l'idea di superare la democrazia rappresentativa? Cioè di sciogliere il Parlamento? Perché questo originariamente Massimo, il progetto di Gianroberto. Superare la democrazia rappresentativa, facciamo un discorso politico, sì, che è già in crisi di suo perché non rappresenta più nessuno, si vede il livello della democrazia diretta, no? Significa sciogliere il Parlamento. Ma lei mi ha mai sentito in 5 anni? Ma io a lei no, però Gianroberto Casaleggio. Ci stiamo presentando al Parlamento. Voglio solo capire questo. Quello che vogliamo fare è inserire in Costituzione degli strumenti per far scegliere referendum propositivo senza quorum e obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento. Esempio, 50.000 persone qui in Italia raccolgono delle firme per una legge, per introdurre l'agente provocatore nella pubblica amministrazione. Il Parlamento quella legge è obbligato a discutere. Questo significa sciogliere il Parlamento? No, ma renderlo un po' più, non solo trasparente, perché in questi 5 anni che io ci sono stato, io ho onorato, mi sono sentito onorato di servire la mia Repubblica, ma mi sono anche sentito spesso, infastidito dal modo in cui le istituzioni e appunto servivano non la Repubblica ma degli interessi privatistici. Nessuno lo vuole sciogliere il Parlamento, vogliamo avere la maggioranza. Aprirlo alla... Ma allora democrazia diretta che vuol dire? Democrazia diretta, che democrazia diretta democrazia significa diretta? Che in questo paese, oggi come oggi, un referendum esclusivamente abrogativo come quello che prevede la Costituzione per noi va superato attraverso l'inserimento di un referendum propositivo senza quorum. Quello che dico, cioè, i cittadini devono essere sempre più chiamati a scegliere, a prendere delle decisioni, non soltanto ogni 5 anni in campagna elettorale, in un momento in cui tutti promettono tutto e il contrario di tutto, e in cui, come lei ha detto, una persona che neanche può essere candidabile perché è interdetta dai pubblici uffici, Berlusconi, si presenta e dice che noi siamo il male della democrazia, lui che ha fondato un partito con un in carcere per mafia e che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale. Claudio Brachino. Claudio Brachino per Alessandro Di Battista. Prego, il direttore di Video News di Mediaset.
Io volevo parlare di garantismo, questa parola che c'è sempre un po' nei nostri dibattiti, o di neogarantismo. Prima Di Battista giustamente diceva non è che dopo 5 anni ogni cosa che fa il movimento deve essere demonizzata, però io devo giustamente anche parlare dal punto di vista critico, no, con lui. Allora, per esempio, le nuove regole prevedono, secondo me, giustamente che l'avviso di garanzia non è più determinante per essere cacciato dal movimento o perdere la propria, diciamo, funzione pubblica e amministrativa. Secondo me è un passo in avanti, però i critici dicono che c'è un po' di opportunismo per difendere soprattutto la Raggi, che si trova insomma alle prese con, diciamo, i problemi con la giustizia, che andrà a giudizio anche dopo le elezioni. Lei dice che quindi il neogarantismo o il garantismo sono un'acquisizione filosofica nuova del movimento, o si tratta di un elemento opportunistico del contesto che stiamo vivendo, della fase politica attuale? Sì, il codice del Movimento 5 Stelle, un codice etico che mi piacerebbe che avessero tutti gli altri politici, è stato anche elogiato da un PM che si chiama Nino Di Matteo e che combatte la mafia, tra l'altro lo stimo moltissimo. Facciamo un ragionamento. Chiaramente la Costituzione prevede che ogni cittadino sia innocente fino a sentenza passata in giudicato, per l'amor di Dio. Certo. Ciò nonostante, un politico al quale non è stato ordinato dal medico di candidarsi non soltanto deve essere onesto, ma deve appunto anche apparire come tale. Questo, se non sbaglio, diceva Paolo Borsellino. Cosa significa? Che qualora io dovessi ricevere un avviso di garanzia o anche dovessi essere magari mandato a processo per diffamazione, per aver magari combattuto una multinazionale, eccetera, eccetera, questo è un fatto giuridico, penale, ma non è, penoso dal punto di vista politico. Qualora domani fosse pubblicata un'intercettazione non politicamente rilevante, in cui io dico che la mafia però tutto sommato non è poi così tanto male, che quel mafioso magari porta lavoro in un territorio, eccetera, eccetera, anche qualora non dovessi ricevere un avviso di garanzia o non dovessi finire a processo, la mia carriera politica dovrebbe essere stroncata da un fatto non penalmente rilevante ma politicamente rilevante. Questo è il punto. Certo. Tolgo un attimo dalla grammatica una domanda, poi mi dico, ma lei Pizzarotti da questo punto di vista lo riprenderebbe? No, per ragioni politiche, non per ragioni penali. Per me Pizzarotti è il miglior amministratore del PD che c'è in Italia. Prego, Giannini. Io volevo tornare invece sul tema dell'economia e delle pensioni, perché ho l'impressione che a questa gigantesca televendita di campagna elettorale anche voi vi siate in qualche modo iscritti, non tanto o non solo col reddito di cittadinanza, le cui coperture continuano ad essere... Dai, glielo riportate. Non me le pare. Perché ormai devo venire girate con le coperture. Come il documento di identità. Certo, perché ve l'avrò presentato 800 volte. Sì, ok. Però mi interessava capire un'altra cosa. Parlate di abolire la legge Fornero voi, giusto? Voi volete abolire la legge Fornero. Allora, come riempite il buco che in 5 anni è di 140 miliardi, secondo le stime? Sarebbero 20-25 miliardi l'anno. All'anno, esattamente. E poi, collegato a questo, a che età bisogna andare in pensione, secondo voi, in Italia? Ora, abbiamo la possibilità di fare un discorso, una frase in più del solito. Cosa io vedo nella nostra società? Un mercato estremamente flessibile di entrata nel mondo del lavoro. Ne abbiamo prima parlato, lei ne parlava prima, se non sbaglio, proprio con Del Rio rispetto al precariato. Sì. Quindi tante persone entrano nel mondo del lavoro, ma il lavoro è estremamente flessibile. Possibilità di perdere il lavoro, contratti precari, molti nuovi schiavi per quanto mi riguarda, e impossibilità per alcuni che hanno un contratto, per esempio, di ottenere un mutuo in banca, quindi di costruirsi una famiglia. Contrariamente, invece, l'uscita dal mondo della pensione, le pensioni sono estremamente rigide. Quello che va superato, poco a poco evidentemente, trovando delle risorse che si possono trovare, io ripeto ancora una volta, ho visto in questi 5 anni risorse per tutto, soprattutto per il sistema bancario. Onestamente ricordo che lei, Giannini, fece proprio i calcoli, se non sbaglio proprio nella sua trasmissione radiofonica, rispetto alle decine di miliardi di euro che sono finite nel sistema bancario in questi anni. Ecco, poco a poco trovare quelle risorse con una serie di leggi che consentono dei risparmi. Io ho già parlato prima di legge anticorruzione. La legge anticorruzione poco a poco permette di ottenere dei risparmi da inserire, per esempio iniziando a mandare in pensione i primi 3 lavori usuranti che mi vengono in mente: muratore, infermiere o camionista. Perché io non posso tollerare che ci sia un muratore che entra a lavorare a 20 anni e dopo 40 anni, 60 anni non gli sia consentita l'accesso alla pensione, quindi, perché è un lavoro usurante. Quindi può essere la spesa affrontabile in un percorso di riforma della Fornero? Il Movimento Floris non ha mai avuto a disposizione il bilancio dello Stato.
Quel che ha avuto a disposizione un'esperienza. Sono 20 miliardi. Un'esperienza. Sono 20 miliardi ogni anno nella... Un'esperienza nella... all'opposizione di discussione dei provvedimenti finanziari che c'è stata in Commissione. Ma di 20 miliardi, voi quanti ne pensate di coprire in che modo per riformare a questo punto gradualmente la legge Fornero? Le ho già risposte in questo momento. Noi, per esempio... 2 miliardi. L'intervento sul reddito di cittadinanza consente chiaramente oltretutto di intervenire sulle pensioni aumentando le pensioni minime a 780 euro al mese. E questo è un altro modo. Questo comunque, è un'altra cosa. Parliamo delle entrate, certo, no? Però, sì, però è un modo per questo intervenire in una problematica che è quella relativa alle pensioni in Italia, che è complessivamente... Sì, però questa è una spesa ulteriore ai 20 miliardi nel caso che le coperture l'abbiamo trovata. Okay. E quindi già le ho detto, con delle leggi che sono passate nel dimenticatoio di questa campagna elettorale, che sono leggi relative al conflitto di interessi, leggi relative alla... Ma quelle non danno soldi. Assolutamente sì, perché nel momento in cui tu contrasti, e mi meraviglio di lei che su Correpubblica ha fatto 20 anni di battaglia, certo, contrasti il conflitto di interessi, crei competitività, fai sì che il potere non sia accentrato nelle mani di pochi, e lei lo sa perfettamente, rifacendo ripartire... Ma quelle sono risorse private, perdoni, qui stiamo parlando di denaro pubblico, cioè, per le pensioni serve il denaro pubblico. Condividete il fatto che oggi molte persone che stanno lavorando in questo momento e versano i contributi, di fatto non si stanno versando i loro contributi, ma con il loro lavoro momentaneo stanno pagando le attuali pensioni. Questo non c'è dubbio. Però... E allora, nel momento in cui, Floris, tu riesci con determinate leggi a riportare le persone a lavorare, quindi a far sì che vi siano sempre maggiori contributi versati grazie al lavoro... Ma a che tassi deve andare in pensione, Di Battista? A che tassi deve andare? Dipende chiaramente dal lavoro. Per me un 60enne che ha fatto il muratore 40 anni deve andare quindi in pensione. Quindi l'età pensionabile per voi 60 è 60 più 40. Ho detto che dipende anche da alcuni mestieri, perché alcuni mestieri sono più usuranti di altri. Certo! Allora, costringere il pensionato ad andare in pensione a 67 anni... Io penso che il giovane non possa entrare nel mercato di lavoro. Secondo me, se il giovane non lavora, il sistema, io lo dico ai cittadini, il sistema collasserà. Secondo me concorda anche la Fornero con quello che dice lei. Secondo me concorda anche la Fornero. Cioè che si individuino delle professioni per cui si può andare prima, l'ha iniziata a fare persino Gentiloni, è possibile. Il problema è, hanno tirato, tra cui tra l'altro credo i camionisti. Esatto. Ma sì, però Gentiloni che lei cita, miliardi. Floris, sa una cifra che mi sta scandalizzando? Sapete quanti soldi lo Stato italiano dà all'anno all'università? E sapete perfettamente che una buona università produce anche, migliora anche il lavoro, perché migliora le imprese, la competitività e compagnia bella. 7 miliardi di euro all'anno lo Stato italiano dà alle università italiane, 7 miliardi. Gentiloni ne ha regalati in 12 minuti di Consiglio dei Ministri, 5 a Intesa San Paolo per comprarsi due banche venete che erano state spolpate dalla politica. Le vedete quali sono le cifre? Non date rette, i quattrini ci sono. Devi però avere la libertà, innanzitutto un'occasione di avere in mano il bilancio dello Stato e decidere lì metto i soldi e lì i soldi non li metto. E poi avere la libertà di fare delle scelte politiche che non sono state fatte Claudio in questo paese. Brachino. Non per incapacità, ma perché non gli conveniva. Prego, Brachino, con la sua domanda poi vi porterei sul canone Rai. Prego. Sì, io ho letto, faccio due domande veloci se posso, Floris. Uno, ho letto che nazionalizzare la Banca d'Italia servirebbe in parte, quindi non renderla più privata in parte, servirebbe a produrre gettito per il reddito di cittadinanza. È vero o no? E se è vero, no, com'è il meccanismo, che non l'ho capito bene? No. E l'altro invece sulle pensioni, sì. No, questo non c'entra nulla. Noi abbiamo, rispetto alla Banca d'Italia, che come giustamente spesso dice Giannini non ha funzionato dal punto di vista della vigilanza, noi abbiamo proposto in Parlamento una modifica della governance di Banca d'Italia, ovvero il governatore non deve essere più di fatto scelto esclusivamente dal governo, ma votato a larghissima maggioranza con lo stesso procedimento che riguarda il Presidente della Repubblica dall'intero Parlamento, così da avere un governatore che sia, diciamo, maggiormente con una forza politica più grande per fare maggiore vigilanza. Quel Brachino. Che noi proponiamo non è la nazionalizzazione di Banca d'Italia. Proponiamo la creazione di una banca pubblica di investimento che, se ci dite che è populismo, allora sono populisti i tedeschi che ce l'hanno, che abbia un ruolo, quello di fare la banca. Perché se sei una piccola impresa in questo paese e non conosci i Boschi, i Verdini, i Renzi o gli amici della politica, nessuno ti dà un finanziamento in banca. Brachino, è questo che va evitato. L'altra domanda di Claudio Brachino, prego direttore. Sulle pensioni, perché c'era stata un po' di confusione con Di Maio prima. Abolire le pensioni d'oro è sicuramente un fatto popolare, diciamo, anche importante in campagna elettorale, ma in termini tecnici qual era la pensione d'oro, la soglia? 5.000 euro ma quanto si risparmia poi effettivamente? Intanto del fatto che concordo che sia giusto togliere.
Allora, concorda e sono contento. Intanto risparmi, intanto lo fai. Un po' più di giustizia sociale e qualche decina di milioni, centinaia di milioni di euro in più, per esempio per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Ora però non è nessun cambio. Io ci tengo a dire una cosa. Qua inviterete politici di tutti gli schieramenti che vi faranno promesse elettorali. Non mi avete sentito dire stasera nulla che io non abbia mai detto nei 5 anni precedenti in questo studio. Avete lanciato una moda. No, potete essere d'accordo o meno, Floris, con le nostre proposte, ma lei mi ha sentito parlare di banca di sviluppo su modello tedesco tante volte, di reddito di cittadinanza tante volte, di legge anticorruzione tante volte, di questo benedetto conflitto di interessi tante volte. Questo è il programma del Movimento 5 Stelle. Allora, passiamo a un argomento classico delle... 1000 euro per tutti, abolizione della Fornero, Salvini. Salvini in questo momento sta arrivando, è tenuto per... Sì. Diteglielo, è tenuto di fatto... Che ore sono? Per le palle da Berlusconi. Questa è la verità. Questa è la alle verità. 10:30 lo controlla è stata data questa... e si fa controllare da un soggetto che ha votato la legge Fornero e l'ha resa legge dello Stato e tutti i giorni attacca la legge Fornero. Allora, questa è la verità. L'ipocrisia è inaccettabile. L'ipocrisia della Lega è inaccettabile. Arriviamo ai vostri avversari. Partiamo dal PD. La proposta, lui diceva, avete lanciato una moda, no? In fondo... Tutti stanno cercando di caratterizzarsi per una tassa che vogliono togliere. Voi invece avevate fatto il discorso del reddito di cittadinanza, avete fatto altri discorsi. Quindi in questo non è reale. È reale che il PD dice, sentite, facciamo una cosa, togliamolo il canone della televisione. Glielo passiamo come fondo, come rimborso dello Stato fondamentalmente, oppure diamo il via libera a Mediaset, alla RAI, di competere con Mediaset sulla pubblicità e togliamo questa forma che gli italiani non gradiscono di sovvenzione al pubblico. Che ne pensa la proposta? Solo io mi ricordo Violante che in Parlamento diceva Berlusconi non ti abbiamo toccato le televisioni, non ti abbiamo fatto il conflitto di interessi, perché ce l'hai con me? Perché ce l'hai con noi dei DS, poi Partito Democratico, se non ti abbiamo mai sfavorito Mediaset? Me lo ricordo soltanto io questo intervento, ve lo ricordate pure. Quindi il PD che voglia contrastare Mediaset, governano insieme, l'obiettivo loro, PD e Forza Italia, governare insieme sul canone, si può, ripeto, tollerare. Floris, io ora c'ho la televisione perché è stato un compromesso fatto con la mia compagna, però un paio di anni fa, quando venne inserito il canone in bolletta, io non avevo la televisione. Ho dovuto fare il giro delle 7 chiese per non pagare il canone, perché di fatto mi è stato inserito in bolletta. Cioè, costoro prima me lo inseriscono in bolletta, e poi mi dicono che vogliono abolirlo quando? A 35, quanti giorni mancano? 60 giorni dalle elezioni. E chi sono questi? Gli stessi che avevano detto che sarebbero spariti dalla scena politica italiana in caso di sconfitta al referendum e stanno ancora lì a pontificare. Allora, invertiamo l'ordine. Claudio Brachino, che pensa, le chiedo anche un parere da giornalista, giornalista di Mediaset, dell'ipotesi del canone e la domanda per Di Battista. Prego. Io spero anzitutto che Di Battista, Di Maio, il Movimento 5 Stelle, insomma, abbiano rispetto di Mediaset un giorno dovessero andare al potere. Però io, guarda, non l'ho affrontato tecnicamente. È curioso, Floris, che diciamo Mediaset, parliamo sulla 7 del canone Rai. Però il mondo cambia. Effettivamente mi sembra... No, per carità. Io penso, ho letto i pareri tecnici che non sia una cosa utile, ho letto soprattutto il parere dei grandi investitori pubblicitari. Toglierlo, che non sia possibile toglierlo così immediatamente. Quindi, voglio dire, parlando di un mercato pubblicitario molto complicato come quello di adesso, mi fido del giudizio dei tecnici. Ok, poi, domanda per Di Battista, prego. No. Domanda per Di Battista. La domanda che voglio fare è questa. Sì, voglio fare una domanda, visto chiudo diciamo il campo semantico dei soldi. La lotta all'evasione fiscale, che è molto importante in questo paese, non solo quella sulla corruzione di cui si è parlato. Allora, come si fa a fare un passo in avanti nella lotta all'evasione fiscale? Okay. Renzi, insomma, ha fatto un bel risultato, 14 miliardi, ma si è detto tecnicamente che non era evasione agli sconosciuti, ma erano patteggiamenti, accordi, scudi fiscali. Togliendo questi metodi, che presumo non piacciono al Movimento 5 Stelle, com'è possibile andare avanti e prendere questi soldi, che sono importanti, indubbiamente, anche per realizzare alcune delle promesse elettorali? Per me la lotta all'evasione fiscale è una priorità enorme, perché un paese dove ci sono cittadini che pagano le tasse e cittadini che non pagano le tasse è un paese morente.
è anche opportuno fare, sempre per ricondurci anche al tema delle pensioni e alcuni diritti che vanno garantiti dai cittadini, ragionare sul fatto che una vera lotta all'evasione fiscale consentirebbe di ottenere delle risorse da garantire appunto a coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Quello che io contesto, da un lato ho sempre contestato la politica dei condoni, degli scudi fiscali, perché sono anche messaggi culturali ai potenti estremamente nefasti, cioè tu delinqui, commetti degli illeciti, ti porti i quattrini in Svizzera, poi tanto arriva un politico e per qualche voto in più ti dice rientra con tutti i capitali che ti ci applicano la tassa al 5%. Questo è un atteggiamento vergognoso. Quello che noi vogliamo fare è ampliare i controlli per coloro che evadono le tasse, ma a partire da chi ne evade di più. Fondazioni bancarie, assicurazioni, fondazioni di ogni tipo, lobby del gioco d'azzardo, ovvero tutti coloro... evadono il fisco? No, diciamo, fare dei controlli in più, diciamo, perché poi mi becco una guerra da qualche banca, è pesante. Le fondazioni, mi spiego meglio. Diciamo, tutto il assicurazioni, banche, occorre valutare perfettamente i comportamenti di tutte queste strutture e delle concessionarie al gioco d'azzardo, perché io ricordo che anni fa furono abbonate determinate tasse. Io vorrei che in questo paese tutti quanti pagassero le tasse, ma non posso tollerare che i controlli vengano fatti prima sul piccolo, allora, e dopo sul grande. Giannini, ho evitato forse una guerra. Anche perché non avrà più l'immunità, che mentre tutti arrivano al Movimento 5 Stelle lei esce. Sì, quel tema dell'immunità è un'altra cosa che per noi va abolita. Considerate che l'immunità non è l'insindacabilità delle opinioni espresse, che per me può anche avere una logica, poi se diffami. L'immunità significa che oggi un parlamentare non può essere intercettato, perquisito o arrestato senza il voto della propria Camera d'appartenenza. E per me questo è un atteggiamento da casta assolutamente intollerabile. Beh, diciamo, in passato la mancanza di questo atteggiamento fece nascere le dittature, però... Floris, però in passato... Se ne può discutere. Oggi no. Oggi Giannini. Fu arrestato in questa legislatura, anche con il voto del Movimento 5 Stelle, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, tal Giancarlo Galan, che dal carcere si beccava due stipendi, uno come parlamentare della Repubblica, allora, e uno come presidente della Commissione Giannini Cultura. Poi chiederei Forza Italia. Se cerchiamo di essere sintetici, così arriviamo a un bilancio di Battista che lascia il Parlamento. Prego. Sì, anche io volevo insistere un momento sul tema fiscale, perché mi ha colpito molto nei giorni scorsi, tra i tanti cortocircuiti del Movimento, e di Di Maio c'è stato quello che riguarda gli 80 euro. Di Maio a un certo punto ha detto, ma tutto sommato sì, gli 80 euro noi non li vogliamo togliere, no? Voi avete fatto una battaglia ferocissima contro gli 80 euro di Renzi. Non li vogliamo togliere. Questo è già una notizia che colpisce. Perché non li volete togliere? E in che modo volete intervenire sul fisco? Dal momento che tutti, lo diceva prima Floris, tutti gli altri partiti ormai si concentrano su una qualche tassa da togliere. Io non ho capito qual è la vostra proposta sul tema della riforma fiscale. E sto parlando di IRPEF, la riforma sul reddito. Allora, per quanto riguarda Giannini, gli 80 euro, la battaglia che io pure ho fatto in Parlamento è una battaglia, insomma, noi abbiamo considerato tutti i soldi dati per Jobs Act e 80 euro, che parliamo di decine di miliardi di euro, sempre dei contribuenti, assolutamente insufficienti per rilanciare il lavoro. Oggi qualcuno si vanta dei risultati Istat, dimenticando, cosa che prima avete ricordato a Del Rio, la qualità del lavoro. Perché se io sono un nuovo schiavo e guadagno 600 euro al mese, vengo considerato dall'Istat occupato, ma non posso mettere su famiglia, non posso comprarmi una casa... Si gioca sul lessico, dice lei. Esattamente. Ora... Quello che tra l'altro Luigi ha fatto un grande lavoro al nord rispetto alle imprese, quello che per noi va abbassato, trovando le coperture, ripeto, approvando una serie di leggi che poco a poco possano permettere di trovare quelle risorse da investire, è il costo del lavoro. Questo ci chiedono soprattutto le imprese. E l'IRPEF no. La flat tax, per esempio... Ma gliel'avete chiesto? Cioè, dato che voi ci chiedete sempre le coperture, ma la tassa al 15% su tutto il Berlusconi gliel'avete chiesto? 40 miliardi. Ora lo chiediamo a Salvini che sta arrivando. Senta, lei lascia il Parlamento. Ma domanda non la tecnica, non la politica. Domanda tecnica, il trattamento di fine rapporto, poi abbiamo un servizio... Le spetta un sacco di soldi, lo sa, che fa? Ma veramente io ad oggi ne ho restituiti 220.000. E che ci fa col TFR da parlamentare? Ah, faccio quello che dicono tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle. Però e questo ad va oggi, a suo onore. Ad oggi io 220.000 euro del mio stipendio, e vi assicuro a tutti quanti, sono quattrini che a me in questo momento poi mi servirebbero pure. Sì, per i pannolini, no? Per i pannolini. Dovrà parlare con la sua compagna. Senta,
Gradirei che Salvini, che viene dopo, che parla di famiglie, di tutela, dei pensionati, ma perché nessuno della Lega si è tagliato un euro di stipendio negli ultimi 20 anni? Un euro. Senta. E che io sono stupido. Non è obbligatorio per far politica, no, loro possono dire non per far politica, che io abbia una tutela economica tale da essere libero. Non per far politica, però per avere quella credibilità nel parlare dei problemi delle persone. Perché se io Le persone ascoltano pure Berlusconi, che è ultra miliardario. Sì, sempre meno, perché poi persone. Questa roba del rilancio di Berlusconi c'ha il 14%, 5 anni fa c'aveva il 34% Berlusconi. Io non attacco Mediaset. Però Mediaset in questi giorni si sta comportando in maniera vergognosa sul Movimento 5 Stelle. È una campagna elettorale pro Berlusconi che non vi fa onore. Che dirigo, mi pare che il direttore Brachino con lei si sia comportato molto bene. No. E io l'ho sempre invitata nei programmi, l'ho sempre trattata con dignità. Non ce l'ho con questa disquisizione. Più al 17, non al 14. Non ce l'ho con la disquisizione con lei, direttore, stasera. Ma sul fatto che ogni telegiornale mette il messaggio di Berlusconi registrato, che manco è buono a fare un messaggio in diretta, perché se sbaglia con le cifre, se sbaglia con questi fogli. È così. Adesso non mi sta bene, perché tutti devono avere le stesse opportunità. È una vecchia questione quella dei videomessaggi. Senta, il movimento non gestisce né la RAI né Mediaset. Esce dal Parlamento una cosa che pensava fosse vera e non lo era. Quando lei è entrato con l'apriscatole, alcuni di voi non salutavano neanche i colleghi perché erano gentaglie, una cosa su cui si è ricreduto riguardo alla politica. Io credevo 5 anni fa che la stragrande maggioranza dei politici fossero, diciamo, poco di buono, delinquenti. Non è vero, ci sono brave persone in tutti i partiti politici, questo l'ho sempre detto. Persone oneste in tutti i partiti politici. Ho capito, perché sarò maturato, sono anche cresciuto di 5 anni, sono diventato pure padre in questi 5 anni, che il problema non è la disonestà tout court. Ci sono i disonesti, ripeto, ne sono stati arrestati 2 di parlamentari. Francantonio Genovese del PD, ora sta in Forza Italia, che si fotteva i fondi della formazione dei giovani siciliani, poi dicono non c'è sta lavoro, e Galan corrotto per il caso Mose, se non sbaglio. Il dramma però è la disonestà intellettuale. Quando tu accetti di far parte, magari di votare delle proposte che vanno contro i cittadini, pur di mantenere quel posto e quella poltrona e quel posto di lavoro a 12.000 euro. Questo ho capito che è un dramma dell'Italia. Piccola pausa, arrivano Fornero e Salvini. Grazie Di Battista. Grazie Giannini e Brachini. Giannini torna con